Stefano Cacciaguerra, buonasera. Buonasera. Tu fino all'anno scorso sei stato il direttore artistico di Shortini per 7 anni di fila. Quest'anno sei invece il responsabile tecnico. Cosa ci dici di questa organizzazione? Beh, quest'anno abbiamo uno staff incredibile. E, insomma, abbiamo lavorato per il meglio per realizzare questo festival che si spera, insomma, in questi 4 giorni possa arricchire la villa come non la vediamo da tanti anni. La scelta di questa location quest'anno, il palco della musica. Sì, il palco della musica, diciamo i giardini pubblici, nello specifico il palco della musica. Abbiamo cambiato location rispetto agli anni passati, eravamo in Piazza d'Astorga, per diciamo accendere un riflettore, anche un occhio di bue su questa zona bellissima di Augusta, ma ormai abbandonata a se stessa. Speriamo appunto che con Shortini si possa essere un ritorno alle origini, agli anni 60, quando i giardini pubblici erano vissuti intensamente. Alla bella villa di un tempo. Sì, insomma, anche questo palco della musica, bellissimo, e con questo sfondo unico nel suo genere, insomma, speriamo che anche questo palco qui torni a essere innanzitutto agibile e poi, insomma, possa tornare in vita anche con spettacoli musicali. Ci parli dell'estate augustana? Sì, Shortini rientra come tantissimi altri eventi nell'estate augustana. L'estate augustana è il primo tentativo, diciamo, di organizzare un cartellone di eventi dal basso, cioè nel senso che ogni associazione, libero cittadino ha organizzato un evento, noi l'abbiamo messo assieme in un unico cartellone, è pubblicizzato senza sponsor, senza simboli, senza nessun logo. Io credo che stia andando abbastanza bene, ovviamente è un primo tentativo, quindi ci sarà tanto da migliorarsi, però insomma le condizioni per fare meglio anche negli altri anni c'è. Le condizioni e la volontà anche. La volontà tantissima, non ci manca. Sicuramente ci aspettiamo anche da Augusta, dal pubblico, una risposta forte. Insomma, partecipare a ogni singolo evento è fondamentale innanzitutto per darci la spinta a continuare e poi per tornare per strada e vivere tutti gli eventi di questa città. Grazie Stefano. Grazie a voi. Buona serata. Buonasera.